Alla conclusione odierna del terzo incontro del tavolo della mobilità del futuro progettato dalla Regione Lombardia, direi con soddisfazione che stiamo muovendo verso una convergenza di tutte le rappresentazioni legittime dei vari attori intorno al tavolo. Sono tantissime le esigenze rappresentate, il Vicepresidente ha correttamente, a mio avviso, sollecitato a muovere verso una concretezza anche progettuale. Le risorse non sono infinite, ma ci sono. A questo punto vanno individuate chiaramente le priorità che devono avere il cittadino al centro nel progettare qualunque nuovo sistema di mobilità, dove il cittadino non è solo il fruitore della mobilità, ma è anche colui che nelle fabbriche, nelle manifatture lombarde la progetta e ne è protagonista. Quindi attenzione al prodotto mobilità, attenzione al processo che porta alla mobilità, questo è fondamentale. Abbiamo sottolineato come la neutralità tecnologica sia un valore imprescindibile, quindi sarebbe sbagliato a livello centrale ma a livello anche territoriale che fosse la politica a dettare una roadmap. La politica è a supporto correttamente, ma il lavoro di progettazione e di suggerimento necessariamente deve venire dagli attori del territorio e dalla manifattura del territorio. Noi vogliamo fare la nostra parte. C'è un consenso a livello continentale e non solo che la guida completamente autonoma è spostata nel tempo di almeno un paio di decenni. Questo a causa della complessità dei nostri ambienti urbani, che aumenta anziché decrescere, e i nuovi strumenti di mobilità soft, cosiddetta, aumentano e contribuiscono a rendere ancora più critica questa mobilità. Dobbiamo pensare a una mobilità che intanto aumenti la sicurezza. Ancora oggi a livello europeo sono 27.000 le fatalities, quindi le morti sulle nostre strade, il 70% in ambito urbano, 39% i pedoni, 19% i motociclisti, 12% i ciclisti. Ecco, questi sono i numeri che dobbiamo avere al centro di ogni progetto di mobilità sostenibile. Prima di tutto deve essere sicura.